Benvenuti, in questo video facciamo una piccola pausa, nel senso di non andiamo a introdurre nuovi argomenti, nuove informazioni e diciamo a contenuti non ancora trattati, e invece ci fermiamo a fare un attimino un ripasso, un riepilogo con la scusa di voler aggiornare la nostra pagina del progetto pilota, nella fattispecie quella generata dalla List View, la vogliamo allineare e formattare esteticamente alla landing page, quindi diciamo con lo stile della nostra pagina iniziale. In questo modo poi prepareremo il terreno per i contenuti successivi su cui lavorare. Quindi iniziamo. Da dove partiamo? Partiamo da un ripassino. La home page come è stata fatta? È stata fatta preventivamente con un criterio di suddivisione in blocchetti logici. Quindi abbiamo un file di base, template HTML, all'interno del quale abbiamo costruito dei block tematici, tra virgolette, ognuno con determinati contenuti. Poi siamo andati oltre e all'interno di questi blocchetti, ad esempio nel blocco header, dove carichiamo appunto il parziale underscore header, andiamo a vederlo, a sua volta abbiamo creato un'ulteriore suddivisione in due sottoblocchi e così abbiamo fatto anche per altre sezioni. Ora, perché era stato fatto questo? Era stato fatto proprio per consentire una facile modifica e ampliamento del template base nelle altre pagine del progetto. E adesso è proprio il caso. Andiamo ad esempio nella nostra list view. La nostra list view dovrà essere simile ma non uguale alla landing page. Come facciamo quindi a sfruttare il meccanismo di estensione, ereditarietà estensione dei template qui? Lo vediamo subito. Intanto il template della nostra pagina articoli l'avevamo definito qua. Eccolo qua, article list. Sicuramente ci saranno degli elementi in comune, come il CSS, il foglio di stile della landing page, la barra di navigazione, il footer, la paginazione, queste cose qua. Quindi, come si fa? In realtà è piuttosto semplice. Si utilizza un tag particolare del template di Django. Un tag come sempre circondato da parentesi graffa e percentuale. Il tag in questione è extends e adesso mi farà esatto l'autocompletamento. Eccolo qua, extends e tra virgolette il file che si vuole estendere. Il file che si vuole estendere sarà nella app landing page. Ora lo scriviamo non tanto perché è l'app, quanto perché siamo stati bravi e all'inizio abbiamo messo il nostro template base.html, l'abbiamo messo nella sottocartella landing page della cartella templates. Quindi il motivo per cui noi qui stiamo mettendo landing page è per indicare in quale sottocartella delle tante sottocartelle templates stiamo andando a cercare, quindi nella sottocartella landing page, in cui andiamo a prendere base.html e salviamo. Questo dice già che il nostro articles andrà ad estendere il template base, solo che se adesso carichiamo succede semplicemente un pastrocchio. Perché? Perché ci troviamo il template base tale e quale, in cui però mancano delle informazioni che non sono passate dalla list view, ad esempio gli highlights mancano e il banner manca, e poi soprattutto non c'è la nostra lista articoli così come doveva essere. Quindi, o meglio, ce n'è una parte perché questo è la paginazione fa già la magia di per sé, però c'è un modo migliore di gestire la cosa, o meglio, un modo corretto di gestire la cosa. Nel momento in cui noi abbiamo deciso di estendere il template base, ricordiamo appunto, era diviso in blocchetti. Diciamo che l'header ci piace così com'è. Diciamo che il footer ci piace così com'è, diciamo che l'unico blocco che vogliamo andare a sostituire è il page content, ad esempio. In questo caso io mi copio il blocco del page content, lo vado a inserire qui in alto, voilà. E in questo caso togliamo l'include perché non dobbiamo includere la stessa cosa di prima e spostiamo l'end block sotto il mio blocchetto. Magari indentiamo per una più facile lettura. Ora, cosa ho fatto? Ho semplicemente detto,
Prendi il mio template base, estendilo con un blocco omonimo, quindi io sto chiamando un blocco già definito nella base che è page content, però gli sto dicendo in questo blocco invece di includere il parziale definito qui nel base, mi metti questo. Quindi sto sostituendo il block page content con un'altra cosa. Salviamo, carichiamo la pagina ed ecco qua che abbiamo l'header originale del base, abbiamo il footer originale del base e abbiamo una lista di articoli al suo interno, che ovviamente adesso fa abbastanza schifo, però perché non è formattata, però il principio è abbiamo sostituito il contenuto del page content con quello di nostro interesse. Ora dobbiamo fare un passettino in più, fatto un pochino meglio. In realtà il page content originale andava a caricare landing page contents che a sua volta caricava diversi blocchetti. Nella fattispecie c'erano il banner, gli highlights, poi c'era articles e sidebar. Io vorrei mantenere la parte main, mentre non voglio gli highlights e il banner nella mia vista a lista di oggetti. Quindi in realtà voglio creare un blocchetto in più chiamato in maniera simile, questo era landing page content. Invece in articles creerò la nuova sottocartella partials in cui vado a creare un nuovo blocchetto, new file, chiamerò underscore articles list. Lasciamo l'articolo list, generico però, poi al limite lo rinomineremo. Ok, Ctrl V e ci copio dentro la parte del landing page content che volevo salvare, questa qui, per capirci, la parte del main che voglio salvare, l'ho copiata e l'ho incollata nel mio articles list. A questo punto la sidebar la voglio salvare così com'era, invece la section articles va modificata per visualizzare appunto la lista di articoli, ma è qui il bello, dato che noi siamo già stati lungimiranti, abbiamo creato una section articles generica, andiamo a vederla, section articles. È già stata strutturata con la paginazione e con il fatto di usare una lista di articoli derivante da page object. Quindi, qual è la bellezza di tutto questo? Che noi non dobbiamo fare praticamente nulla se non dire al nostro articles list di andare a utilizzare appunto la section articles definita in landing page. Ora, noi ovviamente l'avevamo già strutturata al momento in cui abbiamo fatto la landing page, col senno di poi potrebbe avere un senso spostare le sezioni parziali relativi specificamente agli articoli, come la paginazione, ma la paginazione può essere anche generica, diciamo la section article di sicuro, gli highlight card, questi qui potremmo tranquillamente spostarli nei parziali di articles adesso che li abbiamo creati. Comunque, come ordinare la pagina, come ordinare il progetto è scelta vostra, è una questione logica di come preferite concettualmente suddividere le parti, in ogni caso funziona. Quindi, qual è il passaggio mancante? Il passaggio mancante è che nella nostra articles list, che è questa, il nostro block page content, invece che visualizzare questa lista, dovrebbe visualizzarci sì, non mi ero accorto, chiedo scusa, ho fatto article list e articles list, fa schifissimo perché crea un sacco di confusione, quindi un attimo solo che correggiamo subito questo obbrobrio. Questa è la lista degli articoli, questa deve essere solo il parziale, quindi come la possiamo chiamare? Chiamiamola rename. Chiamiamola semplicemente list content. Ok,
Così è un po' più chiaro, perché così da Article List, che è il nostro template, dobbiamo caricare un blocchettino che sarà presente in List Content. Quindi dobbiamo fare il nostro include come era in origine, chiamando Articles. Qua. Slash. Particles. Slash. Underscore List. Content.html. Salviamo. Come vedete adesso, se vado a riguardare la mia landing page content, non è di molto diverso. Qui avevamo la section articles che caricava la section articles da landing page partials. Invece nel nostro article list abbiamo il page content che va a caricare list content, che fa vedere queste due sezioni in cui c'è la section article che carica la section article originale. Sì, dovrebbe funzionare. Allora salviamo e vediamo se è tutto corretto. F5 e voilà, ecco qua. Magari andrà poi formattato un pochino meglio, ho messo un po' di spazio, di bordi, però in questo momento mi interessa relativamente poco. L'importante è il flusso di dati che sia sempre corretto. Allora, cosa abbiamo fatto? Vediamo di ricapitolare perché non vorrei nel passaggio da un file all'altro aver generato un po' di confusione. Abbiamo un file base.html che definisce la nostra landing page. Quindi andiamo un attimo nella landing page. La nostra landing page contiene tre macro blocchi, header, page content e footer. Header sono le prime righe con la navbar. Page content contiene banner, highlights, articoli, sidebar, tutto il centro pagina e anche la paginazione. E poi il footer, che è questa barra grigia in cui abbiamo semplicemente dei link di comodo. Ora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, creiamo un nuovo template per la nostra vista, per la nostra lista, diciamo, di articoli da visualizzare, che è questa. Il nuovo template l'abbiamo chiamata Article List. Il nostro Article List cosa fa? Estende il template base e sostituisce il blocchetto chiamato Page Content con un altro blocchetto, un blocchetto che noi abbiamo definito in una sottocartella Partials di Articles e che abbiamo chiamato List Content. Questo List Content non mi piace ancora, List Content, secondo me è un po' fuorviante, dovrò trovare un modo migliore di chiamarlo. Avrà al suo interno due blocchi, il block section articles e il block sidebar, che sono esattamente gli stessi della landing page. Semplicemente la magia qui la farà chi? La farà la nostra view, list view, perché tramite il meccanismo del paginate andrà a crearmi una lista di articoli che viene passata al template e quindi tramite il context viene utilizzata. Il paginate, per come l'avevamo strutturato, uguale alla landing page, va a crearmi. Ora, qui nella landing page l'avevamo fatto noi esplicito, nella list view viene fatto in automatico dietro le quinte. Viene creato un concetto di page object che è nel context una lista. O meglio, un oggetto complesso che contiene una lista di articoli. Questo page object noi ce lo ritroviamo poi caricato nei nostri parziali. E qui ecco che viene generata quindi la nostra pagina completa con tanto di paginazione che divide in tre pagine, come vedete, i nostri articoli. E ci permette quindi la navigazione, first, last, ecco, poi magari metteremo anche questi in italiano. Però funziona ed è tutto fatto in pochissimo tempo e pochissimo sforzo. Questo spero sia indicativo di quanto è importante essere in qualche modo lungimiranti. Per chi comincia all'inizio non è facile, anzi è quasi impossibile, però è proprio facendo esperienza e provando che si capisce e si inizia a ragionare in un certo modo. Per cui dovreste aver capito come mai lo sforzo iniziale di creare un base e creare questa moltitudine di blocchettini parziali, perché adesso, e ne abbiamo appena avuto l'esempio, con pochissimo sforzo e praticamente 4 righe di codice qui e una manciata di righe di codice di qua, tra l'altro copiate da un'altra parte, abbiamo
realizzato in un attimo una pagina aggiuntiva del nostro progetto perfettamente integrata e formattata con le precedenti. E da qui è, insomma, si dovrebbe iniziare a evincere la potenza di questo framework. Va bene, per questo video è sufficiente, tanto era solo un ripassino e un modo di vedere come mettere a frutto, insomma, i nostri sforzi fatti finora, di tenere ben organizzato il progetto. Nel prossimo video iniziamo invece a introdurre o a vedere un po' di cose nuove. Nella fattispecie inizieremo a lavorare sulle query, sui query set e a capire come filtrare, le informazioni per visualizzare nella nostra list view solo le categorie indicate. Quindi dovremo anche introdurre il concetto di categoria e modificare i nostri modelli. Un po' di lavoro da fare, insomma. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, ci vediamo nel prossimo video.